Il Comune di Napoli celebra oggi nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino la 7ª edizione della giornata cittadina dedicata alla sicurezza sul lavoro. È una ricorrenza istituita dal Consiglio Comunale nel 2009, organizzata dalla Commissione Lavoro e dall'Osservatorio Cittadino per sensibilizzare soggetti pubblici e privati sulle tematiche della prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori. Un'attenzione particolare è rivolta alla formazione degli alunni delle scuole elementari e medie della città che ogni anno partecipano numerosi all'evento. È fondamentale anzitutto discuterne in questo contesto, perché l'Osservatorio del Lavoro, voglio ricordare, che racchiude un po' tutte le intelligenze dell'intera regione Campania, titolate a parlare in materia di sicurezza. È un osservatorio e oggi ne parla, ne tratta per cercare di parlare non solamente della sicurezza dei cittadini, dei lavoratori napoletani e italiani, ma principalmente anche dei cittadini stranieri, extracomunitari. Perché le scuole? Perché noi riteniamo che la sicurezza sul lavoro è principalmente assodare l'importanza e il valore del lavoratore. È una cosa che deve essere assodata già a livello scolastico. Quindi oggi tante scuole, tanti progetti fatti da parte dell'osservatorio per inculcare in questi giovani, che domani saranno imprenditori, saranno lavoratori, il rispetto del lavoratore e il rispetto della sicurezza sul lavoro. Oltre ai rappresentanti dell'osservatorio, all'iniziativa hanno preso parte università, consolati, sindacati, imprese, associazioni e ordini professionali. Coinvolte le istituzioni, i ragazzi, le scuole, un lavoro importante che si fa per garantire dignità nei luoghi di lavoro, sicurezza. Troppo spesso si parla di catene degli omicidi, di cosiddette morti bianche, ma sono in realtà omicidi nei luoghi di lavoro. Ci sono responsabilità precise e quindi bisogna innalzare il livello della tutela dei diritti nei luoghi di lavoro. Il Comune c'è, ha fatto anche tanti atti, intese e protocolli, in particolare con l'INAIL, ma non solo, proprio per garantire condizioni migliori per i lavoratori della nostra città. Nel corso della seduta sono stati presentati i contributi delle scuole che hanno partecipato ad eventi formativi sulla sicurezza.